Buonasera, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con TG Piemonte. Oggi pomeriggio il presidente francese Emmanuel Macron a Roma per i funerali laici di Giorgio Napolitano ha incontrato la premier italiana Giorgia Meloni. Al centro del colloquio il tema delle migrazioni, una questione al centro dell'agenda nazionale e non solo. Ieri sera, infatti, il presidente del Piemonte Alberto Cirio è stato in visita a Claviere, al confine tra Italia e Francia, dove ha parlato con i sindaci dei comuni della Valsusa in difficoltà per l'emergenza migranti. La regione afferma che vigilerà sulla reale collaborazione promessa dalla Francia. A Torino, intanto, il centro di accoglienza di Via Traves è al collasso. Vediamo tutto nel servizio. Il presidente della regione Alberto Cirio arriva a Claviere all'imbrunire per incontrare i sindaci della Val di Susa impegnati a gestire l'emergenza migranti. Lo accompagnano gli assessori alla cooperazione internazionale Maurizio Marrone e alla sicurezza Fabrizio Ricca. Cirio invita una ridistribuzione delle responsabilità tra Italia e Francia. Dopo l'assist di Macron, che ha garantito aiuto al nostro paese, il governatore del Piemonte promette che vigilerà su un reale cambio di atteggiamento della gendarmeria francese, anche attraverso un presidio fisso delle forze dell'ordine nei paesi di confine. Cirio definisce eroi i sindaci dei comuni montani che da mesi organizzano l'accoglienza e fanno i conti con i respingimenti dei migranti che tentano di attraversare le Alpi. Un problema europeo, non solo italiano, ribadisce la regione, fedele alla linea del governo centrale che sta cercando di ricucire gli strappi passati con Parigi. Il presidente Macron, a Roma per i funerali laici di Giorgio Napolitano, ha incontrato la premier Meloni in un faccia a faccia senza delegazioni. Al centro del vertice la questione migratoria e i progetti che l'Italia presenterà al Consiglio europeo e in cui forse intende coinvolgere i vicini d'Oltralpe. Il presidente Cirio, dal canto suo, dichiara di essere pronto a fare la propria parte con investimenti concreti per proteggere le zone turistiche montane, dove la situazione rischia di sfuggire di mano. Un po' come sta accadendo a Torino con la struttura di Via Traves ormai al collasso. Il centro, in genere utilizzato per l'emergenza freddo, ma da qualche mese adibito all'accoglienza migranti, attualmente ospita più di 400 persone, a fronte di una capienza di 120 posti. Ma la concessione scade il 30 settembre. Dopo quella data, i migranti dovrebbero liberare la struttura, che tornerebbe al suo ruolo originario. Nelle comunicazioni al Consiglio Comunale, il sindaco Stefano Lorusso ha spiegato che la prefettura chiederà una proroga di almeno 15 giorni e la giunta non potrà far altro che concederla. Torino ha bisogno di spazi per l'accoglienza e Lorusso sollecita un intervento del governo che, promette, arriverà. Senza dover ricorrere all'istituzione di nuovi centri di permanenza per i rimpatri, la soluzione indicata dal governo Meloni per rispondere a un grido d'allarme che si fa ogni giorno più forte. La Regione Piemonte proclama per giovedì 28 settembre la giornata di lutto regionale in concomitanza con i funerali di tre delle cinque vittime dell'incidente ferroviario di Brandizzo. Un gesto simbolico con il quale la Regione desidera esprimere il cordoglio e la vicinanza del Piemonte alle famiglie delle vittime e alla loro comunità per la grave tragedia che li ha colpiti. Durante la giornata le bandiere della Regione saranno esposte a mezz'asta e si invita la cittadinanza a osservare alle 12 un minuto di silenzio, previsto anche in apertura di tutte le iniziative pubbliche in programma per la giornata. Ora cambiamo argomento. Una mostra di oggetti rubati è stata allestita dai carabinieri della caserma di Villassellone in provincia di Torino, che hanno rinvenuto merce rubata per un valore di circa 70.000 euro al termine di un'indagine che ha portato alla denuncia di un uomo di 28 anni. Sentiamo. Una mostra di oggetti e macchinari rubati, un'esposizione messa a disposizione delle persone che hanno subito furti, in Bella Vista, utensili, strumenti da lavoro, attrezzature per la costruzione e l'edilizia, apparecchiature elettriche di un certo valore e ancora mazze da golf e bici elettriche, materiale che è risultato essere stato rubato in diverse occasioni nella provincia di Torino. La stima del valore complessivo di quanto è stato sequestrato si aggira intorno ai 70.000 euro. La mostra è il frutto di un'operazione condotta dalla stazione dei carabinieri di Villastellone in provincia di Torino, nel corso della quale un uomo di 28 anni è stato denunciato per ricettazione, dopo che una perquisizione nel suo magazzino ha rivelato il possesso del materiale rubato. L'iniziativa è stata organizzata dai militari dell'arma per dar modo di visionare la merce e cercare di risalire ai legittimi proprietari. I carabinieri, dopo una meticolosa attività investigativa e l'analisi di diverse segnalazioni di furti in comuni del torinese,
hanno individuato l'uomo, residente a Villa Sellone e proprietario di un magazzino in zona Mirafiori a Torino, come possibile ricettatore del materiale rubato. Le indagini hanno portato all'ottenimento di un mandato di perquisizione per il garage. E durante la stessa perquisizione, i militari hanno scoperto la vasta quantità di materiale rubato e collegata alle varie segnalazioni ricevute. Da qui la denuncia per ricettazione. I carabinieri stanno cercando di identificare i legittimi proprietari del materiale rinvenuto al fine di restituirlo. I militari dell'arma hanno allestito supermarket della merce rubata presso la caserma di Villa Sellone con tutta la merce in esposizione. La cronaca: due 35enni sono stati arrestati dalla polizia nel quartiere Madonna di Campagna a Torino con l'accusa di rapina in concorso. Gli agenti impegnati nel servizio di controllo erano intervenuti giovedì notte in un mini market di via Coppino, attirati dalle urla provenienti dall'esercizio commerciale. Arrivati poi sul posto, i poliziotti avevano visto uscire i due e li avevano fermati. Mentre i 35enni chiedevano i motivi della loro identificazione, i poliziotti si sono accorti che all'interno del mini market era soqquadro. Il titolare dell'attività, un cittadino di nazionalità bengalese, presentava diverse ferite alle mani, alle braccia e al volto. Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero aggredito l'uomo impegnato nelle operazioni di chiusura dell'attività, colpendolo alla nuca con una lampada. Poi i due si sarebbero impossessati del denaro della cassa. Ora invece parliamo di scuola, perché anche per quest'anno scolastico il Consiglio regionale del Piemonte ha lanciato alcuni bandi e concorsi per studenti incentrati sulla storia contemporanea, sull'Europa e sulla legalità. L'intento è di crescere cittadini più consapevoli e preparati. Siamo stati alla presentazione dei progetti a Palazzo Lascaris. Sentiamo tutto. Dal Piemonte all'Europa. L'obiettivo dei nuovi progetti per la scuola proposti dal Consiglio regionale è rendere i giovani protagonisti del continente in cui vivono. Tante iniziative, che spaziano dal podcast al cortometraggio, passando per gare di dibattito e reportage fotografici. Opportunità formative in più per le classi che decideranno di aderire al ricco programma regionale. Le iniziative dei concorsi quest'anno sono quelle classiche che abbiamo visto gli anni passati, come i viaggi culturali all'estero, anche nei luoghi della memoria e del ricordo, per far conoscere direttamente i nostri concittadini, i nostri elettori del futuro, i nostri ragazzi, che cosa è avvenuto nel passato e hanno fatto grande il nostro paese e anche le tragedie immane che hanno toccato il nostro territorio. Quindi creare cittadini più consapevoli e in un certo senso migliori? Ma sicuramente, io non posso dire migliori di quelli attuali, non voglio essere cattivo con me stesso, però alle volte bisogna fare in modo di dargli le massime opportunità, cosa che nel passato e anche alle volte oggi non ci sono le condizioni. La grande novità di quest'anno è che tutti i bandi di concorso saranno consultabili sulla piattaforma Moon, una soluzione digitale che costruisce moduli online. Le nuove edizioni dei concorsi metteranno alla prova gli studenti su temi diversi: storia contemporanea, istituzioni europee, diritti e legalità, ma con nuove formule e nuovi linguaggi, più accattivanti per ragazzi e ragazze. Sicuramente con questo approccio si rafforza ancora di più l'educazione civica, che sicuramente permette ancora di più alla nostra costruzione di essere una mappa di valori per orientarci nel processo di crescita. E oltre all'educazione civica, che sicuramente è fondamentale, di cui spesso insomma che si fa troppo poco, state pensando anche di introdurre altri corsi, penso per esempio all'educazione sessuale? Adesso stiamo cercando di investire sull'attività di formazione e sull'inclusione. Abbiamo una piattaforma dove verrà messo delle pillole, quindi diciamo di video, ma anche materiali che potranno essere utilizzati dai docenti non specializzati sul sostegno, che in Piemonte rappresentano circa il 60%, quindi ovviamente iniziare a dare una cassetta agli attrezzi per fare in modo che si crea davvero una sinergia importante, sicuri il rapporto scuola-famiglia, credo che ne beneficiano i nostri studenti e chi è più in difficoltà. Il Consiglio regionale quest'anno guarda anche all'università, con una borsa di studio su Tolkien. In occasione del 50° anniversario della sua morte, verranno premiate le due migliori tesi di laurea dedicate all'opera di uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi.
Si può evitare una terapia complessa e difficile da tollerare per i pazienti affetti dal tumore del surrene. E quanto emerge da un importante studio coordinato dal professor Massimo Terzolo, direttore del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche dell'Università di Torino. Lo studio è durato 10 anni ed è stato condotto in 23 centri di 7 diversi paesi. Noi siamo andati a intervistare il professor Terzolo. Carcinoma del surrene, si può evitare una terapia tossica, lo dimostra uno studio internazionale dell'Università di Torino coordinato dal professor Terzolo. Professore, allora, innanzitutto che cos'è il carcinoma del surrene, poi che cosa emerge da questo studio e quali le applicazioni? Il carcinoma del surrene è un tumore raro che origina da due ghiandole surrenali, che sono appunto le surrenali, cioè due piccole ghiandole sopra i reni, ed è un tumore che, oltre ai soliti problemi che purtroppo conosciamo bene dei tumori, può dare altri problemi particolari dovuti alla produzione di ormoni, cioè di sostanze che circolando possono dare tutta una serie di problemi. È un tumore raro, quindi si è fatta poca ricerca perché ci sono pochi fondi, quindi pochi avanzamenti nella terapia. Purtroppo usiamo ancora un farmaco che è stato introdotto in clinica negli anni 60. E la chirurgia è sicuramente l'arma principale che abbiamo per curare questo tumore, almeno quando non è metastatico. Però quello che si era visto dalle poche conoscenze che avevamo, che questo tumore tendeva a recidivare, cioè a ripresentarsi molto spesso, in più del 50% dei casi, anche dopo la chirurgia. E quindi si faceva a tutti una terapia cosiddetta appunto adiuvante, cioè che in qualche modo aiuta la chirurgia a curare il tumore, ma una terapia potenzialmente tossica, perché questo farmaco è un derivato del pesticida DDT. Questo studio dimostra che invece è possibile identificare un sottogruppo di pazienti che non necessita di questa terapia, cioè che ha una sopravvivenza, un'aspettanza di vita molto migliore dell'atteso, quindi sono buone notizie, e quindi questo anche senza fare alcun trattamento, perché nello studio proprio abbiamo comparato pazienti trattati con pazienti lasciati liberi da ogni trattamento, solo a cui è stata fatta la sorveglianza. E quindi una buona notizia è un primo passo verso una personalizzazione della terapia. Certo, ne dovremo fare ancora molti altri, ma almeno abbiamo fatto un piccolo passo per semplificare la terapia di questo raro tumore e anche rendere più agevole la vita dei pazienti. Ora una notizia di cronaca che arriva dalle province. Un giovane di 24 anni residente in provincia di Novara è deceduto nello scontro tra un'auto e un tir lungo la statale 32 del Lago Maggiore, nel territorio comunale di Cameri, appunto in provincia di Novara. L'incidente si è verificato a circa 1 chilometro dallo svincolo della tangenziale. Scattato l'allarme, sul posto sono arrivate le ambulanze del 118. Ai soccorritori le condizioni del giovane, che si era scontrato contro un tir, sono risultate subito gravissime. Inutili tentativi di rianimazione, il 24enne è spirato poco dopo. Altre 2 persone sono rimaste ferite lievemente. Sull'incidente indaga la polizia stradale. Ora cambiamo decisamente argomento. Sono poco più di 60 i cartelli stradali animati dello street artist Clet, presenti nelle vie cittadine di Cuneo, un progetto dell'Associazione Culturale Quadri con il supporto della Fondazione CRC e la collaborazione del Comune dell'ATL del Cuneese. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. A Cuneo in questi giorni sono comparse simpatiche animazioni su alcuni cartelli della segnaletica stradale verticale presente in alcune vie della città. Delle vere opere d'arte realizzate dal famoso street artist Clet Abraham. Hai usato un termine molto bello, animare, infatti, perché io gli do un'anima, gli do vita. E proprio perché giustamente sono degli oggetti di uso quotidiano che non hanno rapporto con l'essere umano, sono rigidi, dogmatici, si impongono senza spazio alla discussione. In una democrazia mi sembra che sia un modo di comunicare poco pertinente, ecco.
Ho cominciato a lavorare per questo motivo qua, per tutto questo che simboleggiano, ma anche perché è una comunicazione universale e popolare, cioè comunicazione visiva. Io, essendo un artista, sono un comunicatore visivo e con quello ho trovato un mezzo per comunicare nel mondo intero, col mondo intero e soprattutto con persone che non hanno un approccio normale alla cultura. Quante sono le opere che hai dedicato a Cuneo? Saranno 60 circa, forse un pochino di più. E hai in previsione altre opere d'arte? Allora, dovrei tornare qui fra un mese per un festival e per fare anche un tour, diciamo, ogni una volta con il pubblico per spiegare un po', perché dietro ogni cartello c'è una storia, cioè, ognuno ha un suo titolo, un suo messaggio e anche a volte qualche aneddoto, quindi può essere interessante. E ne approfitterò per rifare un'altra opera un po' diversa, sempre basandomi sui cartelli, però un montaggio di diversi cartelli già esistente che adatterò per dargli vita un'altra volta. Quali sono i tuoi strumenti di lavoro? Basilarmente è il disegno, tutto è basato sul disegno, io mi considero un disegnatore e poi da questi disegni li trasformo con il colore in file che poi vengono stampati su degli adesivi, faccio tutto me stesso, proprio dal disegno all'adesivo pronto, degli adesivi in vinile che hanno il vantaggio di potersi rimuovere facilmente, perché ho la precauzione che ho preso dall'inizio di non far danni né materiale ma neanche di contenuti, quindi non cambiare il contenuto e non danneggiare il materiale del cartello, quindi sono degli adesivi che si possono rimuovere. A portare lo street artist a Cuneo è stata l'associazione Quadri in un progetto collaterale al Festival Luoghi Comuni. Il Festival dei Luoghi Comuni si terrà a ottobre dal 19 al 22 e CLET sarà presente e guiderà direttamente lui i cittadini che vorranno essere presenti in questo percorso che parte da via Silvio Pellico e arriva fino a Piazza Torino attraversando le vie un po' meno conosciute, diciamo, dal turista che viene a visitare la città. Questo ovviamente per dare sempre più valore alla città stessa. E anche per questo singolare creativo progetto non è mancato il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Un'iniziativa davvero stravagante, estremamente interessante, che però si porta dietro un significato estremamente importante legato alla sostenibilità e quindi ben venga. Ora ci spostiamo ad Alessandria. All'Auditorium San Baudolino si è svolta una festa in occasione dei 25 anni della beatificazione di Madre Teresa Michel, un evento che è stata anche appunto un'occasione per ricordare il messaggio della beata ai poveri nel mondo. Vediamo. Jesus Christ, you are my love. 25 anni dalla beatificazione di Madre Teresa Michel, Guido Astori è uno dei protagonisti di questa serata. Una serata perché? È una serata, intanto una serata bella, e perché quando ci sono 25 anni di beatificazione di una suora così importante, una suora alessandrina, noi alessandrini e non solo ci sentiamo proprio il desiderio di far festa. Siamo all'Auditorium San Baudolino e abbiamo pensato di vivere questo momento di festa in occasione dell'anno del 25esimo di beatificazione, mettendo insieme tanti talenti, tante dimensioni artistiche, tanti linguaggi in una formula che possa essere anche accattivante, interessante per coloro che hanno voluto venire qui a San Baudolino, e sono davvero tantissimi, è un auditorium strapieno. Perché Teresa vuoi morire? Tu devi guarire, perché devi diventare madre di tanta povera gente. Qui a fianco a me abbiamo anche una rappresentante delle suore, e ci volesse dire come si chiama, dove opera. Mi chiamo Sorrina e faccio servizio presso l'Istituto Michel, vengo dall'India. Guido, sono tante le mani che passano il messaggio di Madre Teresa Michel tutti i giorni in tanti luoghi anche del mondo. È un messaggio intanto attuale fin da quando l'ha pensato, l'ha concepito Madre Michel. La cosa incredibile anche di questa sera è che noi non solo la vogliamo festeggiare in Alessandria, la sua città natale, non solo nella dimensione italiana, ma in questi istanti stanno andando in onda dei collegamenti in diretta proprio con le varie case di Madre Michel sparse nel mondo. Abbiamo l'Argentina, il Brasile, l'India, la Polonia, l'Africa con l'Angola. Davvero un abbraccio mondiale per una intuizione, il carisma di Madre Michel che merita di essere portato avanti. E per il momento è tutto, ora ci sono le notizie sportive con il nostro TG Sport.
Parliamo della Juventus. Dopo il brutto KO di sabato contro il Sassuolo, la Juve scende in campo stasera all'Allianz Stadium contro il Lecce alla ricerca del riscatto. Lo farà di nuovo senza il tifo organizzato. La Curva Sud riprenderà infatti lo sciopero contro le regole fissate dal club per la tifoseria. Vediamo. La Juventus obbligata a rialzare la testa questa sera contro il Lecce, che è l'unica imbattuta insieme all'Inter dopo l'inspiegabile blackout al Mapei Stadium. Queste le parole di Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia. Contro il Lecce va giocata la gara necessaria per tornare alla vittoria e cancellare la brutta sconfitta con il Sassuolo. Il supporto del tifo sarà molto importante per noi, ha sottolineato. Sabato è stata una serata con troppi errori che purtroppo capitano. Szczęsny è portiere titolare e giocherà, ha garantito Allegri. Abbiamo perso in esperienza rispetto allo scorso anno, acquisendo in velocità ed entusiasmo, ha proseguito. I leader nello spogliatoio ci sono, dobbiamo solo essere coscienti del fatto che serate come sabato possono capitare. I limiti devono diventare punti di forza. Siamo la Juventus e c'è l'obbligo di ottenere sempre il massimo, ha esortato il mister bianconero. C'è pressione e senso di responsabilità. Sono le cose con cui convivere, ma sono anche le cose più belle per un calciatore. Su questo continuiamo il nostro percorso, con uno sguardo al futuro. Capitolo formazione. Chiesa e Vlahovic stanno bene entrambi, ma uno dei due potrebbe partire dalla panchina. Bisogna essere positivi e crederci. La squadra è tornata motivata e dispiaciuta. Adesso bisogna guardare avanti, ha così concluso Massimiliano Allegri. E oggi il Torino invece si è trasferito a Roma perché domani è in programma la partita di campionato contro la Lazio. L'ambiente granata è molto carico dopo il pareggio contro la Roma di domenica. L'appuntamento è per domani, appunto alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico in casa della Lazio. E questa era la nostra ultima notizia di questa sera. Ora ci sono le previsioni del tempo in collaborazione con Tribimeteo. Una buona serata, restate con noi. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, in pianura, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. In serata, in pianura, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, in pianura, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Nel pomeriggio, in pianura, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni.